Questo video non è sponsorizzato e fa parte della categoria dei miei video spiegoni, dove cerco di approfondire un argomento in particolare per capirlo meglio. In questo caso parliamo di psicologia. I miei spiegoni sono spesso in realtà sulla finanza personale, ma ne faccio anche sulla crescita personale. Sono ancora convinto che è importante lavorare su se stessi per diventare persone migliori, che sia utile quantomeno. In questo video capiamo se la psicologia, fare terapia, sia effettivamente utile, se è fuffa, se sono soldi buttati, se ci sono altri modi per riuscire a ottenere gli stessi risultati. Ormai è di dominio pubblico che andare dallo psicologo o in terapia sia utile, ma ci sono anche tante altre persone che lo ritengono inutile. E ha senso approcciare l'argomento in maniera scientifica e capire effettivamente se ci sono delle basi e delle evidenze, ma ancora prima approfondire di preciso e capire cosa significa effettivamente essere uno psicologo, in che modo è diverso da una normale persona che ti aiuta, un amico con cui puoi confidarti, quali sono le varie specializzazioni, eccetera, eccetera. Per questo video ho intervistato Luca Mazzucchelli, psicologo, youtuber, influencer che conosco da un sacco di tempo, Marco Crepaldi, anche lui psicologo, specializzato nei temi degli hikikomori e degli incel. E ho parlato anche con una persona che lavora in Serenis, che è una società che si occupa di fare terapia online. Non sponsorizza questo video, ho fatto una volta un video in collaborazione con loro, per questo li conosco, ma li ho voluto includere per includere anche il fenomeno delle mega aziende che stanno entrando nel campo della terapia, come Serenis, ma anche Uno Bravo, e che hanno reso la terapia da remoto una roba mainstream. E quindi in questo video vorrei capire se c'è anche una differenza tra terapia da remoto, la normale, quali sono i pro e i contro, chiedendo la stessa cosa sia a Serenis, che chiaramente è quello che fisicamente lo fa, ma anche invece a Marco Crepaldi e Luca Mazzucchelli. Prima di tutto ciò vi racconto il mio percorso con la psicologia per farvi capire in che modo sono venuto a contatto con questo mondo. Se non vi interessa sapere i cazzi miei, potete tranquillamente skippare. Ho diviso questo video in capitoli in modo che voi potete skippare nel momento in cui più vi interessa. Passiamo ai cazzi miei. Io sono cresciuto in maniera abbastanza serena, per cui andare dallo psicologo non mi ha mai interessato. Era una cosa che in realtà non conoscevo, solamente un mio compagno di classe c'era andato qualche volta, me ne aveva parlato bene. Però già alle superiori lui mi aveva detto che era utile avere qualcuno che ti dava uno sguardo oggettivo sulla tua vita, che ti potesse dire le cose come stanno, e quindi mi aveva un po' incuriosito in quel momento. Però poi è rimasta sotto traccia finché poi nel 2020, a fine anno, mi ha convinto la mia ragazza a dire: ma perché non provi anche tu? Lei andava dalla psicologa, sono andato dalla sua stessa psicologa dal vivo a Roma, però non c'avevo un vero obiettivo. Per cui ho fatto 4 sedute e poi me ne sono andato, ma non perché non fosse andata bene, ma proprio perché non c'avevo niente da dire. Inoltre era anche la psicologa della mia ragazza, per cui ho detto: boh, secondo me è meglio andare da due persone separate. Fast forward nel 2021, quindi un annetto dopo, inizio ad avere un po' di problemi, un po' di tira e molla con la mia ragazza, al che io dico: vabbè, sai cosa, ci vado di nuovo. Questa volta non vado dalla sua stessa, ma chiedo al mio amico Luca Mazzucchelli di consigliarmi un professionista che mi consiglia una psicologa fidata, a cui sono andato proprio con questa premessa: voglio migliorare anche i miei rapporti personali / i miei problemi di coppia. Questo percorso l'ho accennato forse in un mio video dicendo che era durato solo 4 mesi, poi facendo fact checking mi sono accorto che è durato molto di più, ma ho fatto tante sedute sporadiche, non la classica seduta a settimana, quella l'ho fatto solamente all'inizio, e devo dire che sarà molto utile. Per chi se ne intende, l'approccio era molto cognitivo comportamentale, che è perfetto per me. È uscito fuori che a quanto pare sono molto molto attento al lavoro e molto molto poco attento alle relazioni umane. Nel percorso che ho fatto, che appunto è durato qualche mese, mi sono concentrato nell'imparare meglio a gestire le mie relazioni, a migliorare la mia intelligenza emotiva, a capire quali sono le cose che tengono in piedi un legame profondo e come fare in modo che non se ne vadano. E chiaramente è stato anche un percorso interiore, capire quali fossero effettivamente le mie priorità, capire se quello che stavo facendo era allineato con effettivamente quello che volevo fare nella vita, perché sì, lavoro importante, ma a un certo punto bisogna capire se vale la pena morire soli con tutti che ti odiano ma ricchi, oppure trovare una via di mezzo. Ho imparato a validare i sentimenti degli altri, non calpestarli perché non li sai vedere. Ho imparato anche un sacco di nozioni teoriche poi involontariamente sull'intelligenza emotiva, eccetera eccetera. E anche se io di per sé non sono particolarmente sensibile, ho fatto dal 2021 fino ad oggi veramente un percorso, prima in terapia, poi anche in maniera autonoma, per migliorare questo mio aspetto. Quindi per me l'esperienza è positiva. Questo mio miglioramento, che io trovo gigantesco, non so quanto attribuirlo alla terapia e quanto a lavoro su me stesso e fatto con la mia ragazza, eccetera eccetera, però è un mischione e devo dire che mi è stato molto utile fare terapia. Poi, dato che lo scorso anno ho fatto il video imbucato in Serenis, anche se ormai era parecchio che non facevo più sedute, ho deciso di testare il servizio giusto per toccare con mano quello che stavo sponsorizzando, e quindi ho fatto un paio di sedute con Serenis. Mi sono trovato bene, ma avendo già una persona fidata fisicamente a Milano da cui poter andare, non mi sono sentito di continuare, perché se avessi voluto continuare avrei continuato con quella che già conoscevo, anche se poi il servizio in sé l'ho trovato molto utile. Bene, arriviamo ad oggi. Se faccio questo video è perché tante volte mi ritrovo ad avere queste discussioni con gli amici. Alcuni di questi sono molto scettici sul mondo della terapia, ma tanti altri forse si affidano fin troppo alla terapia e troppo poco sul lavoro su se stessi, e quindi volevo anche capire in questo video dove arriva la terapia e dove dobbiamo arrivare noi. E per questo appunto ho intervistato Luca Mazzucchelli e Marco Crepaldi. A entrambi ho chiesto il loro percorso. Tu dove hai fatto le superiori? Io le ho fatte nel mio paesino vicino dove sono nato. Scientifico? No, io ho fatto ragioneria. Ragioneria? Sì, e poi mi volevano indirizzare verso economia perché sembrava la scelta più ovvia, e infatti quando dicevo di voler fare psicologia, alcuni miei professori, alcuni miei insegnanti: ma che fai? Anche i miei genitori. Io però, non so, avevo avuto una repulsione per l'economia, quindi ho detto: no, io voglio fare un lavoro fuori dall'ufficio, perché mi immaginavo ancora quegli uffici proprio grigi, i cubicoli. Sì, sì. Allora ho detto: cosa posso fare? Ho iniziato a interessarmi alla comunicazione, con la scienza della comunicazione, poi ho scoperto piano piano all'interno del corso la psicologia, e da lì sono andato a fare psicologia sociale, molto legata anche ai processi decisionali, economici. Infatti la mia laurea è tecnicamente psicologia sociale. Dove hai fatto psicologia? Alla Bicocca di Milano. Come mai psicologia sociale? È solo una scelta
Consapevole oppure casuale? No, consapevole. Ho fatto inizialmente questo corso in psicologia sociale. Dopodiché, appunto, ho scelto il percorso psicologia perché l'ho scoperta. Perché non la conoscevo, ripeto, non sapevo cosa fosse la psicologia. Avevo ancora in mente quella figura dello psicologo, dal lettino, come tanti, no? Il diario. E ho capito che la psicologia sociale, lo studio dei fenomeni sociali, dell'essere umano, dell'individuo all'interno della società e soprattutto in questo momento storico dove di fenomeni sociali nuovi ce ne sono tantissimi, perché ovviamente con le nuove tecnologie, con i cambiamenti di funzionamento della società stanno esplodendo una marea di fenomeni e già lì mi sono interessato al fenomeno degli hikikomori. Infatti io già nella triennale ho scritto la tesi di laurea sugli hikikomori, poi mi sono specializzato in psicologia sociale alla magistrale. Sempre la bicocca? Sì, e poi sono uscito e la mia idea era inizialmente era lavorare con i social. Infatti non ho fatto subito il tirocinio, non mi sono iscritto subito all'albo, perché lo psicologo sociale può lavorare in ambito soprattutto di ricerca, quindi dottorato, ricerche di mercato. Ho fatto alcuni di questi lavori. Simile anche al sociologo, in un certo senso. Sì, diciamo, il sociologo, lo dico in modo semplice, parte più dal gruppo, più delle dinamiche macro. Il psicologo sociale si concentra più sul funzionamento dell'individuo all'interno del gruppo sociale. Okay. Marco Crepaldi è uno psicologo, ma non uno psicoterapeuta. La differenza è che se tu fai psicologia all'università, poi puoi fare già direttamente il tirocinio e poi essere, appunto, iscritto all'albo degli psicologi. Dopodiché puoi decidere di fare la specializzazione in psicoterapia e specializzarti in una di quelle che sono le branche della terapia. Psicanalisi, cognitivo-comportamentale, sistema correlazionale, eccetera, eccetera. Che è quello, infatti, che ha fatto Luca Mazzucchelli. Luca Mazzucchelli ha fatto psicologia e poi, mentre faceva il tirocinio, faceva anche la specializzazione in sistemico relazionale e poi si è iscritto al labo dei psicologi. Dove ha fatto le superiori? Le superiori le ho fatte a Milano, liceo scientifico Severi. È stato un percorso di studio molto sofferto, devo dire. Molto sofferto. Ma guarda, dall'elementario con la scuola ho sempre avuto un rapporto un po' complesso e seno di poi ho scoperto che probabilmente avevo un disturbo specifico dell'apprendimento non diagnosticato. Probabilmente una disgrafia, che poi in realtà è stata la mia grande fortuna, perché io facevo molta fatica a studiare, a capire le cose. E un giorno ho detto, certo che se riesco a capirle io posso spiegarle a chiunque. E quindi questa è stata un po' una mia molla. Ho fatto quindi poi il liceo, mi sono iscritto prima a medicina, non ho trovato la mia strada a medicina e poi a psicologia invece ho ingranato, ho anche acquisito velocità nello studiare, nel dare gli esami. Quindi 5 anni di università di psicologia, poi un anno di tirocinio. Era il vecchio ordinamento, io mi sono laureato nel 2004, 14 luglio 2004, era una laurea quinquennale e un orientamento io ho dato di psicologia clinica. Poi il classico tirocinio. Di un anno, esame di stato, l'ho fatto a Torino, dopo l'esame di stato a Torino ho fatto una scuola di 4 anni in psicoterapia sistemico-relazionale e parallelamente un tirocinio di una mezza giornata a settimana. Non hai provato a fare qualcosa prima della specialistica? Sei andato subito verso la specialistica? Sono andato subito verso la specialistica, nel frattempo chiaramente lavoravo, facevo altre cose, studiavo un po' anche per i fatti miei, però tu vuoi lavorare in psicologia clinica, quindi con un tuo studio dei pazienti, la cosa migliore, non è obbligatorio chiaramente, però ecco, avere una formazione solida in quel campo a me personalmente dava sicurezza. Tra l'altro entrambi mi hanno detto che l'entrata nel mondo del lavoro non è stata facile, infatti entrambi hanno sfruttato il proprio personal brand per riuscire a migliorare quello che è il loro lavoro da psicologi. Poi non è che tu esci, c'è la gente pronta ad assumerti. Devi fare pure la gavetta poi. Prima che arrivi a guadagnare e ti costruisci magari la tua cerchia se fai lo psicologo. C'è 35 anni praticamente. Poi comunque devi avere il tuo studio, insomma ci sono delle spese. Quindi è una professione effettivamente che quando tu dici che vuoi fare, spesso ti dicono pensaci bene. Perché... pensaci bene. Però io sono contento di averlo fatto alla fine, devo dire che grazie soprattutto ai social che mi hanno permesso di farmi conoscere, sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio. Marco Crepaldi già durante gli studi aveva aperto il suo blog Hikikomori Italia, dove si è specializzato in quell'aspetto particolare e questo l'ha aiutato poi a trasformare il sito in una vera e propria associazione, che è anche una parte del suo lavoro, e a iniziare la sua attività divulgativa fresco di università. Poi una volta che sono uscito ho iniziato a lavorare con i social e lavorando con i social ho potenziato le mie capacità di far conoscere quello che poi è stato un blog che ho aperto a caso, cioè hikikomoritalia.it, con l'obiettivo di parlare della mia tesi, perché io avevo scoperto questo fenomeno, scoperto nel senso l'avevo conosciuto e dicevo cavolo, però questo non ne parla nessuno, non c'era una fonte in italiano, e lì ho detto vabbè, io porto avanti questo progetto personale perché mi interessa. E il punto è che piano piano è cresciuto e a quel punto ho sempre più investito invece nella carriera da psicologo. Però quello che secondo me è interessante dire è che lo psicologo, soprattutto in ambito sociale, non ha solo un impatto positivo sul singolo, no? Perché di solito si pensa che lo psicologo clinico aiuta la singola persona. Certo. Lo psicologo può avere un impatto positivo anche sulla comunità. Quindi il mio obiettivo era provare a parlare di un fenomeno sconosciuto per farlo conoscere e per avere un impatto su una scala più ampia, ovviamente. Ad oggi poi pratica anche la professione, ma può comunque fare counseling e coaching a molti ragazzi che gli chiedono aiuto provenendo direttamente poi dai suoi canali. Una parte, ripeto, minoritaria del mio tempo faccio counseling e coaching, che sono due tecniche che lo psicologo non psicoterapeuta può svolgere, e quindi io mi occupo principalmente di... E ti serve questa cosa? Cioè ti aiuta anche ad un punto di vista professionale? Per me è molto importante, perché per esempio io, occupandomi negli ultimi anni molto di incel, vedere i ragazzi che hanno queste difficoltà, capire appunto esattamente anche tutte le diverse possibili concause,
cause. Poi è molto utile anche in termini di ricerca. Infatti il libro che ho scritto si basa anche molto su questi esperienza personale. Sì. Luca Mazzucchelli allo stesso tempo già iniziava nel 2012, nello stesso periodo in cui Marco creava il blog, a creare video su YouTube. E quindi già da quei primi video su YouTube sono iniziati ad arrivare i primi pazienti, che dal vivo sono stati i primi pazienti, i primi clienti anche del suo studio fisico. Lui, prima di iniziare a fare di fatto il terapeuta full time, lavorava come psicologo in un centro sociale, in un campo rom, nell'Interland milanese, nel quale io dovevo fondamentalmente stare con dei ragazzini fine 12 anni, in situazione molto di emergenza, contesti estremi. Niente, è lo Stato in questi casi? Era una cooperativa sociale che era sovvenzionata dalla regione o dal comune, adesso non ricordo, e con questi fondi cercava di aiutare ragazzi in condizioni estreme, per intenderci coltelli alla gola, sputi in faccia. Mi hanno rubato il motorino il giorno del mio compleanno. Mannaggia. E 400 euro al mese, e sono stato 4 anni. 4 però, anni? 4 hai, anni. Hai resistito 4 anni? Ti è piaciuto? Ho resistito 4 anni, non mi rendeva felice quel lavoro, però era un lavoro per me significativo, cioè io mi rendevo conto che avevo un impatto, avevo la percezione, poi giusto o sbagliata che fosse, soprattutto in quei 4 anni io in realtà sono diventato ricco. Perché ho capito tantissime cose sullo stare nella relazione, sulla comunicazione efficace, che poi mi hanno permesso in realtà nel tempo anche di costruire delle vere e proprie aziende, alcuni di questi insegnamenti. Lì una delle cose che ho imparato era che la psicologia non doveva stare ferma nello studio, nell'ospedale, aspettare il problema che si manifestasse e che venisse da te il paziente a chiederti aiuto, ma la psicologia doveva andare verso, doveva essere una psicologia in movimento. E la prima cosa che ho imparato nel campo rom era proprio quello che io dovevo trovare un altro modo per andare verso le persone, cioè una psicologia in movimento, una psicologia on the road che andasse verso il bisogno invece che aspettare che il bisogno palesasse da me, e YouTube mi permetteva di fare questo. Tu già facevi YouTube? Ho iniziato nel campo rom. Quindi già in che anni? 2012. E di che parlavi? Parlavo dei libri che leggevo, delle teorie che mi colpivano. Ok. E tu riuscivi ad applicare qualcosa? Cioè era utile la tua presenza in questo campo rom? Riuscivi a risolvere dei problemi? Guarda, col senno di poi ti dico, non sono riuscito a risolverne tanti, molto pochi rispetto a quello che avrei voluto fare, però qualche seme siamo riusciti a metterlo a terra. Sì. Dopodiché cosa è successo? Che siccome inizio un video alla volta, nonostante insomma contemporaneamente al mio lavoro nel campo rom, iniziano a contattarmi delle persone che mi dicono: ho visto il tuo video su YouTube, non pensavo che la psicologia fosse questa roba qua. Quindi ribadisco, siamo nel 2012, c'è una certa visione di psicologia, sì, non è quella tempi, di oggi, altri tempi, un'altra era geologica, 12 anni fa, e mi dicono: boh, ho visto il tuo video e mi ha incuriosito, voglio provare a fare un colloquio con te. Quindi in questo modo io, diciamo, attraverso YouTube iniziavo a intercettare un bisogno di psicologia che c'era, ma che faticava a emergere, e poco alla volta ho iniziato ad avere un po' il mio gruppetto di pazienti privati, e poco alla volta insomma mi sono staccato dal campo rom e ho iniziato quella che era la mia attività libero professionista. Ok, quindi è come se tu avessi aperto il tuo studio virtuale in un certo senso. Esatto, il mio studio era YouTube intanto, e poi avevo il mio centro fisico, anche chiaramente il mio spazio fisico. Loro venivano dal vivo? Venivano principalmente dal vivo. Erano altri tempi. Sì. Anche se io, smanettone dell'online, sono stato credo tra i primi, se non il primo in Italia, proprio a testare la psicologia online, tanto che poi il mio primo libro in realtà lo scrissi su questo, la psicologia online, e con l'ordine di psicologi feci anche le linee guida per i professionisti psicologi che volevano provare a fare terapia attraverso la webcam. Quindi sono stato un po' un pioniere di questo, e una parte del mio cuore e le mie radici insomma sicuramente sono lì. Da là com'è andata fino ad oggi, se dovessi riassumermi un po' il tuo percorso? In estrema sintesi, un video alla volta, il mio studio gradualmente si è riempito, l'attenzione intorno a me è aumentata, sono entrato nell'ordine di psicologi e sono stato vicepresidente dell'ordine di psicologi per 6 anni. Mazzola. Della Lombardia, e poi parallelamente sempre un video alla volta hanno iniziato a interessarsi a me le case editrici. Giunti editore mi ha visto e mi ha dato in mano la curatela delle collane di psicologia, e poi mi ha dato anche la direzione di una rivista che era la rivista più prestigiosa di psicologia in Italia, Psicologia Contemporanea, del 1978, e io sono diventato direttore di questa rivista. Gradualmente insomma le cose sono sempre più aumentate. Ho fatto un giorno un TED Talk fortunato a Bologna, credo ormai 5 anni fa, e quel TED Talk parlava un po' di cambiamento. È stata la mia prima esibizione di public speaking, infatti ero ancora un po' acerbo, però in realtà è stato fortunato, uno tra i più visti tra quelli in italiano su YouTube, e da lì le aziende hanno iniziato a chiamarmi per fare degli speech alle loro conferenze. Mi sono reso conto che la cosa era diventata più grande di me. Ho aperto 5 anni fa la mia prima azienda, che oggi si chiama Vimor Group, e con questa prima azienda, una ventina di persone, vendiamo da videocorsi a eventi dal vivo, academy formative sulle soft skills, sulla psicologia per le persone che mi seguono, e abbiamo un ramo molto importante che si chiama Skill Factor, che fa formazione B2B in azienda. 2 anni fa invece apro Mind Center, che è un'azienda che ha una ventina di centri
psicologia sparsi sul territorio italiano e una ventina di psicologi professionisti che lavorano, e con questa azienda invece facciamo colloqui di psicologia, psicoterapia e coaching. A entrambi ho chiesto una cosa che per me è molto importante, cioè la differenza tra le varie specializzazioni della terapia. Infatti una cosa che molti non capiscono è che uno psicologo non è la stessa cosa che vale per tutti, è uguale per un terapeuta. Il singolo professionista probabilmente è specializzato sia in una tecnica, ma probabilmente anche in degli argomenti specifici. Nel caso di Marco Crepaldi, per esempio, lui è specializzato in tematiche legate agli uomini. Se una persona ha un disturbo particolare, per esempio, conviene andare da una persona che è specializzata in quel disturbo particolare. Per cui ho chiesto, per esempio, a Luca Mazzucchelli come mai avesse scelto proprio la specializzazione sistemico relazionale. Ho scelto la sistemico relazionale come prima scuola, poi in realtà ho fatto degli altri approfondimenti con Giorgio Nardone, ho fatto un master di 2 anni in strategico breve, con Giulio Cesare Giacobbe ho studiato un po' il suo modello, ho fatto un corso di EMDR. Nella mia carriera ho studiato tante cose. La prima scelta è stata quella sistemico relazionale. Non è stata facile come scelta, come decisione, perché gli approcci in psicoterapia sono tantissimi. Come mai hai scelto quello? Ho scelto questa perché mi sono innamorato del caposcuola Valeria Ogazio, una professoressa illuminata con un modo di parlare ipnotico. Le sue teorie mi hanno catturato e mi sono detto iscriviamoci qua. Ok, quindi diciamo ispirato ad una professoressa di fatti. Esattamente, al suo modo di parlare, al suo modo di vedere la psicologia, alle lenti attraverso le quali guardava il mondo. Ho detto le voglio provare anch'io, voglio imparare anch'io a guardare così la realtà. E ad oggi sei contento di questa scelta? Ad oggi sono contento di quella scelta, poi ne ho scelta un'altra ancora, poi un'altra ancora. Mi rendo conto, hai continuato a specializzarti? Ho continuato a specializzarmi, mi rendo conto che io funziono molto in questo modo. All'inizio vedo una specializzazione, mi innamoro follemente di quella specializzazione e per me esiste solo quello. Quando studiavo la psicoterapia sistemica, per me l'unico modo di aiutare le persone era la terapia sistemica. Poi ho scoperto Nardone e quando studiavo Nardone, per me l'unico modo giusto era quello strategico breve. Credo che sia stato molto funzionale per me avere questi grandi innamoramenti, perché mi permettevano di imparare molto bene, per poi gradualmente metterli in prospettiva, passare da innamoramento a amore, che è una fase di maturazione chiaramente dell'idealizzazione, e poi fare un po' un mix nel quale potesse emergere la mia unicità. A questo punto ho parlato di un altro argomento fondamentale per me, cioè chi va dallo psicologo, perché la premessa in questo video è che secondo me la psicologia può essere uno strumento di crescita personale, cioè che chi sta bene può stare ancora meglio, ma la verità è che ad oggi la psicologia viene utilizzata tanto, la terapia, per risolvere i problemi delle persone, che spesso sono invalidanti, e nel momento in cui diventano invalidanti dici vabbè, devo andare dallo psicologo. Secondo te a che serve fare terapia / andare dallo psicologo? Dipende chiaramente da persona a persona, da caso a caso, però ecco, io quando mio figlio mi chiede che cos'è che fai, qual è il tuo mestiere, io la metafora che faccio è quella un po' dell'esploratore, è un esploratore dell'animo umano, e lo psicologo è affascinato e va proprio alla ricerca di che cosa? Di quelle che sono le emozioni, di quelli che sono i pensieri, i comportamenti, e quindi aiuta le persone a mettere a fuoco quello che hanno dentro affinché possano avere degli strumenti per far emergere il loro potenziale. Cioè dentro ognuno di noi, dentro di te c'è un seme che è invisibile, però vedi, in quel seme c'è già un potenziale, in una ghianda c'è già una quercia secolare, in un seme di oliva c'è già un olivo centenario, anche dentro di noi c'è un seme, e il compito dello psicologo secondo me è quello di riuscire a capire che tipo di seme è, se è un seme di ciclamino, un girasole o una rosa, e una volta che comprendi qual è la tua natura, agire in accordo alla tua natura per far emergere al meglio delle possibilità quello che è il tuo potenziale. Parlando invece della psicologia applicata alla crescita personale, quindi quella delle performance, ho chiesto un po' la differenza tra un coach psicologo, come potrebbe essere Marco Crepaldi, e un coach invece fuffaguru. Come fai a riconoscere la differenza? Quali sono i rischi? Io più che coach inteso come figura, io parlo di coaching inteso come tecnica. Ok. Ovviamente a seconda del problema tu puoi decidere di applicare una tecnica piuttosto che un'altra. Secondo me il coaching è una tecnica che funziona molto nei casi in cui la persona ha bisogno di qualcuno e lo guidi anche in maniera più pratica. Magari per esempio nel caso degli incel, che sono appunto persone che fanno fatica a sbloccarsi in ambito sessuale, di solito maschi eterosessuali, magari hanno bisogno anche proprio di una persona che ti aiuti a capire come rapportarsi in maniera anche pratica con una ragazza. I guru della seduzione, i pick-up artist vengono chiamati così, magari non avendo una specializzazione in psicologia, quindi non essendo di fatto psicologi, tendono ad abusare di alcune tecniche, diventano poi anche delle tecniche di marketing, no? Fai questa cosa e succede questo. La psicologia non funziona così, tu non puoi dire di questa frase e lei si comporta così. Lo psicologo che fa coaching può comunque tenere conto di queste variabili statistiche psicologiche, ma basandosi sempre sugli studi può suggerire alcuni approcci piuttosto che altri. È una tecnica, diciamo, il coaching, per dirla in termini astratti, che ha un maggiore livello di attività dello psicologo, mentre per esempio il supporto psicologico ha un livello di ascolto maggiore. Il coach di solito viene associato anche a un aspetto motivazionale. Se dovessi però dirmi la differenza tra un coach preparato che ha avuto un percorso accademico e un coach che ha imparato in un seminario di una settimana sulla spiaggia, quali sono anche le red flag? L'ordine dei psicologi cerca assolutamente di impedire l'abuso della professione. Spesso i cosiddetti mental coach cadono. Sono un po' guru ogni tanto. Magari non tutti. Il problema è questo, che tu per diventare psicologo devi fare un iter molto lungo, complesso e costoso, e ti dà delle basi trasversali nella conoscenza della materia. Sì. A volte
volte di mental coach. Anche lì ci sono delle differenze, magari qualcuno ha fatto dei corsi di coaching, perché comunque esistono. Altri semplicemente sono persone che ti dicono: io ho questa esperienza di vita, io sono riuscito a sbloccarmi con le ragazze, sono come te. Questo funziona molto a livello di marketing, perché io ti dico: io ho avuto il tuo stesso problema e l'ho risolto così. Lo psicologo non funziona così, lo psicologo è una figura scientifica, quindi anche se io non ho vissuto il tuo problema, dovrei avere le conoscenze per aiutarti. Ma anche se l'ho vissuto è puramente aneddotico, certo? Appunto, è quello il problema, che lo psicologo dovrebbe avere una competenza più scientifica e non scadere nell'aneddotica. Il guru della seduzione tende più a dire: per me ha funzionato, allora funzionerà anche per te. Però questo magari non ha una base scientifica e rischia di fare danni. Poi è chiaro che a qualcuno potrebbe anche essere utile, poi magari alcuni di questi guru studiano gli studi scientifici, quindi magari hanno anche competenze psicologiche. Però tu ti affideresti a una persona, un chirurgo, che è un bravo chirurgo, ma non hai è più un rischio. Chirurgo, lo psicologo ha anche un codice deontologico che deve rispettare, ha i vincoli da un punto di vista del segreto professionale. Se tu ti rivolgi a una figura che non ha tutti questi vincoli, è chiaro che ti espone a un rischio maggiore. Allora, la psicologia è diversa per il fatto che la crescita personale nasce nella psicologia, la psicologia nasce nella filosofia, cioè non so come dire, c'è un albero genealogico, no? Un po' di tutte queste teorie, e ogni qualvolta nasce un nuovo snodo viene aggiunto o tolto qualche cosa in linea di massima. Chiaramente, se uno psicologo ha un certo tipo di percorso formativo, un certo tipo di bagaglio culturale, di strumenti eccetera eccetera, è appassionato di crescita personale, non è detto che abbia una solida base competenza scientifica alle spalle. Detto questo, io devo dire che ci sono tantissimi youtuber di 20 anni che magari dicono delle cose che anche mi colpiscono e che trovo anche interessanti, quindi non voglio fare tutta l'erba un fascio. Sempre che popola questo mondo c'è anche la nicchia dei guru, intesa come magari persone che non necessariamente sono psicologi, ma appunto si propongono di insegnarti a vivere meglio. Cosa diresti a una persona che deve navigare in questo mondo per capire bene a chi non rivolgersi? Come prima cosa, la premessa è questa: io credo che la psicologia non sia degli psicologi, come la medicina non è dei medici, ma la psicologia dovrebbe essere di tutti, no? In un mondo ideale tutti dovrebbero essere sensibilizzati su certi temi. Io sono contento se le maestre dei miei figli a scuola hanno delle competenze psicologiche. È anche vero che alcuni atti psicologici devono essere fatti da un professionista, quindi credo che lo psicologo abbia uno status diverso da altri professionisti. Credo anche parallelamente che io ho imparato molto sulla psicologia leggendo libri che non hanno nulla a che fare con la psicologia. Molti dei miei maestri non sono psicologi, quindi parto con un mindset molto aperto da questo punto di vista. Leggo libri di coach, di manager, alla ricerca di quello che serve per me. Detto questo, prima di affidarti a un professionista, cosa devi fare? Ma intanto io cercherei di fare attenzione al tipo di percorso di studi che ha fatto. Quando tu vai da uno psicologo, lo psicologo è iscritto a un albo. Essendo lo psicologo iscritto a un albo, quest'albo è controllato da un ordine di psicologi che è controllato da una parte del ministero. Insomma, se lo psicologo fa un qualche cosa che non deve fare, tu hai qualcuno a cui andare a farglielo presente, e lo psicologo va incontro a un procedimento disciplinare che può portarlo anche alla radiazione nei casi più gravi. Chiaramente, se tu ti rivolgi a un altro tipo di professionista che non ha questo tipo di tutela alle spalle e non ha questo tipo di percorsi di studi scientifici alle spalle, puoi andare incontro a una serie di rischi. Non è detto al 100%. Okay. Conosco tanti psicologi che non lavorano bene, conosco tanti non psicologi, da cui c'è da prendere appunti quando parlano. Ci sono delle red flag secondo te che si possono individuare? Se uno dice che sa fare tutto e che non ha mai sbagliato, che ha sempre portato a casa tutti i colpi al 100%, a me verrebbe un po' un campanello d'allarme. E dopodiché quello che io suggerisco solitamente è di avvicinarsi magari gradualmente a questa persona. Leggi un libro che ha scritto, vedi un po' come ti tocca dentro, oppure guarda un po' i suoi contenuti che fa online, e poi cerca di capire se quella persona, se quell'approccio può essere giusto per te in questo momento della tua vita che stai attraversando, no? Io mi rendo conto, alcuni maestri che poi mi hanno illuminato nel corso della mia vita, li avessi incontrati prima, li avrei rimbalzati con grande agilità. Quindi è sempre un incastro fatto di tante cose. Però direi, prova un piccolo passo alla volta, e la prova del 9 ce l'hai poi effettivamente andando lì, provando a seguire, provando a mettere a terra le cose. Sì, diciamo che alcune volte magari però possono avvenire, per chi per esempio lo fa con malignità, possono avvenire delle manipolazioni, no? Perché magari tu entri pensando che sia una cosa legittima, però poi dentro magari alcune volte è quasi una setta, oppure una manipolazione. In quei casi secondo te ci sono modi per individuare delle red flag? Studiare la persona, il tipo di percorsi che studia ha fatto, se è iscritta a un ordine professionale o meno, e vedere un attimo che tipo di recensioni ci sono online. Studiare buon senso. A questo punto parliamo di terapia online. La pandemia ha sdoganato il fatto che si può fare coaching, counseling o terapia vera e propria da webcam, cosa che prima non si faceva tanto, e che può funzionare comunque. Ho chiesto a tutti quanti quali fossero i pro e quali fossero i contro. Guarda, allora io sono stato tra i pionieri della psicologia online in Italia, è un tema che mi appassiona molto e che ho studiato in maniera approfondita. Credo che la terapia online possa essere un ottimo strumento per molte persone, però di certo non per tutte. Prima ti dico un po' la mia impressione da paziente, perché io pure ho fatto un percorso di psicoterapia, no, in quanto psicologo, psicoterapeuta, l'ho fatto il mio percorso. Ti dico, quando io paziente sono con uno psicologo dal vivo, mi sento molto accolto, mi sento molto compreso e riesco a ragionare in maniera, secondo me, migliore. Soprattutto io mi ricordo che cosa? Dell'incredibile utilità che avevano il tragitto che mi portava
importava dallo psicologo, ma il certo. tragitto che importava dallo psicologo a casa. Certo. Porca miseria, quanto erano importanti quei momenti, forse le cose più importanti. Certo, chiaro. Quando vai lì dici, che cosa che gli dico? Aspetta, ma come glielo dico? Lui cosa mi dirà? Ok, potrei dire quest'altro, oppure al ritorno. Quindi aspetta un attimo, aspetta che mi scrivo ma due che cose mi che mi ha detto, me lo scrivo bene, ma è proprio vero? No, ma questo non è vero. O forse sì, cioè quella roba lì mi fa cambiare quasi molto di più, no? Rispetto piuttosto che rispetto dire, ok, adesso la call, boom. Esatto, okay. Esatto. Ecco, d'altra parte, sai, ho fatto anche delle sedute online da paziente, ci sono altri aspetti, no? C'è il fatto dell'immediatezza, della velocità, che posso mettere la mia vita lavorativa tra parentesi per un attimo, dedicarmi a me e poi ritornare alla schizofrenia della mia quotidianità. Però il terapeuta mi ha detto delle cose importanti e mi ha aiutato anche online, non so come dire. Quindi, lato paziente, dico, pro e contro sono un po' questi. Il contro principale è che in alcuni casi vai a perdere un po' il momento riflessivo pre e post seduta, che pure fa parte del processo di cambiamento. Da psicologo ti dico, devi essere molto più bravo se lavori online, perché quando tu lavori dal vivo come psicologo hai a disposizione un sacco di elementi che online ti perdi. Vedi tutto il paraverbale, respiri le emozioni in diretta, non sono filtrate da un video, e questo secondo me è un modo per poi riuscire a condurre al meglio il cambiamento del paziente, molto utile per uno psicologo. D'altra parte online vai a guadagnarne delle altre, però, perché ad esempio il paziente ti parla da casa sua e quindi vedi un po' com'è casa sua, e un po' sai come tu arredi la tua casa, un po' dice qualche cosa sulla tua psicologia. Sì, quello è interessante effettivamente. Cioè, io mi ricordo un paziente che quando facciamo le terapie online lui mi accoglieva e dietro aveva tutti i trofei delle gare di atletica che aveva vinto. È un tema, perché mi accogli nella stanza i trofei? Oppure un altro mi accoglieva in camera da letto e trovava un mega poster di donne nude. Bellissimo. Cioè, però, sono elementi di terapia, è molto interessante. E l'altra cosa che succede online è che il paziente tende a lasciarsi andare un pochino più rapidamente. È più facile che uno pianga in primo colloquio se è a distanza rispetto che se è dal vivo, perché c'è un effetto disinibizione che un po' vince. È più protetto. Però le differenze sono tante e gli psicologi che lavorano online non dovrebbero essere quelli alle prime armi, ma dovrebbero essere quelli che hanno già diversi anni di esperienza dal vivo. E poi ci sono delle patologie che online la ricerca scientifica ti dice che tu non puoi affrontare: idee suicidarie, gravi disturbi di personalità, psicosi. Quindi la risposta alla tua domanda è questa: in prima battuta sarebbe bene poter scegliere quantomeno se vedere una persona online o dal vivo, ma avere un sistema per cui tu le persone puoi vedere soltanto online, secondo me, pone alcuni rischi, alcune criticità che poi bisogna affrontare. L'online ha il vantaggio innanzitutto di poter abbattere i costi per lo psicologo e quindi di poterti chiedere anche meno, contando quanto costa terapia. È un gran vantaggio. A volte devi spostarti anche magari per ore per raggiungere lo psicologo giusto, e in quel caso tu a casa tua accendi e sei subito lì, quindi un abbattimento anche dei tuoi costi di trasporto. E tre, il vantaggio che io vedo soprattutto nei casi di ansia sociale: tieni conto che oggi la maggior parte delle richieste che arrivano agli psicologi riguardano problematiche legate all'ansia sociale. Avendo un problema di ansia sociale, con il supporto online puoi anche per esempio disattivare la telecamera. Questo per esempio per chi ha problemi legati al corpo, quindi fa fatica a mostrarsi, potrebbe essere anche un approccio più morbido per iniziare. Certo. Sì. E gli svantaggi? Allora, gli svantaggi sono secondo me il fatto che ci sono spesso problemi legati o alla connessione oppure alla privacy, nel senso che se tu vai in uno studio la privacy è garantita dall'ambiente, dal setting. Se tu lo fai a casa, molte persone magari fanno le sedute in macchina, al parco. Lì ovviamente viene un po' meno anche, perché a casa c'è la tua mamma che ti ascolta. Sì, o comunque il tuo coinquilino. Allora è un problema per molti. Poi ovviamente dal vivo c'è un insieme di informazioni anche del linguaggio del corpo, di come uno si pone dal vivo, che lo psicologo potrebbe... Cioè, hai una connessione maggiore. Puoi creare una connessione maggiore, ma anche lo psicologo potrebbe avere bisogno di quelle informazioni. Ti faccio un esempio: io, occupandomi appunto molto di incel, a volte ho bisogno di vedere come una persona si esprime a livello non solo visiva del volto, ma linguaggio del corpo, linguaggio del perché corpo. Vede quanto è capace, quante competenze socio-emotive ha. Quello è importante, e per esempio online magari quella cosa un po' si perde. Dopo aver sentito da Marco Crepaldi e Luca Mazzucchelli pro e contro della terapia online, ho deciso di chiederlo anche a Federico Russo, direttore clinico di Serenis e anche psicologo terapeuta specializzato in cognitivo comportamentale. Anche lui mi ha parlato degli stessi pro e degli stessi contro. Tra i pro abbiamo i costi ridotti, la flessibilità e il risparmio di tempo in trasporti. Prima di tutto, diciamo, l'accessibilità e la flessibilità sono i principali due vantaggi assoluti riconosciuti, vale a dire se si vive in aree rurali, se non si ha la possibilità di uscire da casa o semplicemente il territorio in cui ci si trova non è fornito di quella specializzazione o quel tipo di servizio, è ovvio che qui la terapia online è un enorme vantaggio, ma anche per tutte quelle persone che hanno delle condizioni di svantaggio a livello proprio di spostamenti. E la riduzione dell'ansia nel fare chiaramente terapia da remoto, e quindi in alcuni casi anche più facilità ad aprirsi. Ci sono malattie croniche o altro, anche stesse condizioni psicologiche come l'agorafobia, no? L'ansia. In più è flessibile proprio perché spesso è difficile incastrarsi rispetto agli impegni, come pensiamo alla palestra magari, che è quel tipo di impegno. Allo stesso modo magari quella è una cosa che è difficile fare online, invece con la psicoterapia online non rinunci a quello,
non è a scoraggiarti il tempo di spostarti da casa tua o dal lavoro allo studio. Naturalmente ti dà molta flessibilità sotto questo punto di vista anche grazie ai gestionali che la piattaforma include, cioè il modo di prenotare le sedute senza dover magari necessariamente aspettare una risposta dal professionista o dalla professionista, e questo agevola di tanto anche ad organizzarsi. Tra i contro chiaramente abbiamo la difficoltà nell'interpretare il linguaggio del corpo, l'impossibilità di trattare alcune situazioni precise online perché si possono fare solamente dal vivo, e la mancanza del tempo di elaborazione quando si va dallo psicologo e quando si torna, insomma, fisicamente dalla clinica o dallo studio. Se si è impegnati, diciamo, se si è coinvolti nel processo terapeutico, il fatto di potersi connettere basta, non richiede quel tipo di impegno che porta ad andare allo studio del terapeuta, proprio come una specie di routine sotto questo punto di vista. E la riflessione andando e tornando. Infatti, soprattutto quello, i tempi di elaborazione vengono anche considerati, tipo che quando torni dallo studio hai tempo per processare un po' quello che è successo, mentre è facile che magari smonti da una call di lavoro, attacchi con la terapia e poi smonti di nuovo. È sconsigliato, ci sono dei suggerimenti sotto questo punto di vista. Poi con Federico ho deciso di approfondire un po' di più il mondo delle realtà come Serenis, che non ti permettono semplicemente di fare terapia online, ma sono delle vere e proprie aziende con migliaia di terapeuti, decine di migliaia di clienti, che hanno avuto un grande impatto sul mercato. Serenis cresce in continuazione, quindi al momento in cui parliamo collaboriamo con più di 1300 terapeuti e terapeute e abbiamo aiutato finora più di 60.000 persone. Piattaforme come Serenis non sono prive di controversie, non tanto per i pazienti, che hanno accolto abbastanza positivamente queste realtà, e soprattutto la maggior parte dei nuovi pazienti sono persone che prima non facevano terapia, ma le controversie sono arrivate principalmente dai colleghi. Le discussioni si hanno soprattutto nella comunità, diciamo, psicoterapeutica, e sono in parte anche legittime, perché ci sono piattaforme, servizi che fanno collaborare a delle condizioni che non sono necessariamente rispettose della professionalità e di tutto il resto. Quindi sotto questo punto di vista è importante anche scegliere la piattaforma sulla base etica rispetto a come vengono trattati i professionisti e professioniste, ma anche rispetto al servizio di per sé. Naturalmente questo è più visibile per chi lavora che per chi usufruisce della piattaforma. Poi naturalmente le controversie rispetto alle piattaforme spesso sono irrazionalmente legate a dei miti riguardo all'efficacia della terapia online o meno, nel senso che noi sappiamo dal punto di vista scientifico che è efficace in ogni caso l'aiuto telematico, ecco, online anche via telefono, però anche i pregiudizi e lo scetticismo tendono a portare a questi atteggiamenti negativi quasi pregiudizievoli, infatti sono cambiati anche con la pandemia. E l'ordine dei psicologi come ha accolto questa novità? È un fenomeno molto nuovo quello delle piattaforme di psicoterapia, quindi noi, cioè come Serenis, ci siamo già interfacciati altre volte con l'ordine, l'abbiamo fatto per esempio quando abbiamo creato un manifesto per il supporto psicologico online. In pratica abbiamo presentato l'iniziativa alla commissione deontologica del Consiglio Nazionale dell'Ordine, che ha ottenuto il loro placet. A parte questo abbiamo intenzione comunque di collaborare ulteriormente con l'ordine, soprattutto sui temi etici che abbiamo esposti nel manifesto, proprio perché c'è una specie di situazione di grigio, una specie di vuoto etico e legale che stiamo colmando col tempo. Ci sono alcuni professionisti anche che ho incontrato che non hanno invece accolto di buon grado questa evoluzione, perché sentono che sicuramente i prezzi sono più bassi, quindi sentono di essere spinti ad abbassare anche loro i prezzi, e noi piace anche il metodo con cui le piattaforme secondo loro monopolizzino il mercato. Su questo quali sono i vostri pensieri? Rispetto a questo dipende appunto dall'organizzazione. Ci sono i marketplace, quindi delle vetrine di psicologi o psicologhe, e poi ci sono centri medici come Serenis. In quanto centro medico noi non mettiamo in vetrina, per così dire, chi collabora con noi, ma c'è proprio una gestione del bisogno del paziente che viene soddisfatto rispetto a dei criteri clinici. Non c'è una vetrina, non ci sono delle recensioni sul singolo terapeuta, sulla singola terapeuta, e questo ci permette naturalmente di offrire un servizio sempre più etico e basato proprio sul paziente, sulla paziente finale, in cui il benessere è la missione sia da un punto di vista della piattaforma, cioè noi intendiamo rendere accessibile il benessere mentale sia in maniera telematica quanto da un punto di vista puramente pratico. Se per esempio una paziente arriva e la terapeuta o il terapeuta riconosce che non può trattare quella condizione o che quella persona può beneficiare di un altro servizio, noi in linea anche col manifesto etico andiamo a orientare le persone verso i centri fisici sul territorio. Abbiamo, come dire, delle informazioni riguardo a tutti i centri fisici d'Italia che aggiorniamo man mano, e cerchiamo anche semplicemente di rendere accessibile anche al di fuori, paradossalmente, cioè di avvicinare le persone alla salute mentale non solo nella piattaforma ma anche e soprattutto al di fuori. E sui prezzi? Sui prezzi è vero, nel senso effettivamente diventa davvero insostenibile per la maggior parte delle persone che non può permetterselo intraprendere un percorso di psicoterapia. Dipende dove si abita, dove si vive, è ovvio che i prezzi risentono come sempre nella legge, diciamo, del mercato. Mi sembra difficile pensare che l'esistenza delle piattaforme online possano incidere davvero significativamente sul pricing. Primo perché per quanto si renda accessibile la salute mentale, non tutti lo preferiscono, molti sono scettici in ogni caso, quindi non va a rubare, per così dire, pazienti ad altre persone. Ognuno ha delle esigenze diverse, quindi chi non ha intenzione di fare terapia online non la farà a prescindere. Per esempio noi sappiamo che molti che arrivano in Serenis non hanno mai usufruito di nessun tipo di servizio di salute mentale, ed è questo lo scopo in realtà, è permettere di conoscerla con ogni mezzo, purché insomma le persone possano prendersi cura di sé. Un'altra controversia che si può associare in parte a questo fenomeno è la
moda crescente che c'è stata tra i ragazzi, anche tra gli influencer, nel parlare in maniera disinvolta di terapia, che alcune persone hanno definito magari troppo superficiale. È negativa solo nell'ottica in cui, diciamo, si concepisce la salute mentale come o un lusso o un vezzo, un capriccio. Ecco, c'è spesso anche l'idea che per avere il diritto di usufruire di un servizio di benessere psicologico, salute mentale, si debba stare malissimo, cioè bisogna stare proprio a terra. La prevenzione primaria è uno dei motivi più importanti per cui sarebbe opportuno che le persone possano fare riferimento anche semplicemente a degli sportelli, no, di consulenza psicologica, proprio perché già solo avere punto di riferimento, fare una specie di check di come si sta, ma anche semplicemente esprimersi, avere supporto, ti permette di mantenere quel benessere che, se trascurato, può cronicizzarsi o acutizzarsi. Il fatto che sia diffuso come trend, come vezzo, può essere la percezione da fuori, può anche essere un modo in cui si vende, tra virgolette, la cosa, sempre dietro lo stigma. Non vorrei dire magari a un amico: ah sì, vado dalla psico, perché in realtà dietro questa facciata di allegria e felicità ho tante preoccupazioni, angosce per il futuro. Quindi sotto questo punto di vista oserei dire va bene così, tra virgolette. L'importante è che poi dall'altra parte, dalla parte del professionista, della professionista, ci sia ovviamente l'etica, la professionalità per occuparsi della situazione a prescindere, insomma. Bene, dopodiché, visto che Serenis ha avuto migliaia e ha migliaia di pazienti, ho chiesto se avessero già qualche dato rilevante sul fatto che fare terapia fosse sensato o meno. Loro sono sicuramente di parte, ma ero curioso. Sì, certo. Raccogliamo i dati naturalmente rispetto a come poter soddisfare i bisogni o soprattutto eliminare degli ostacoli che ci sono anche all'interno della piattaforma, proprio perché in realtà nelle sedute nessuno ci mette naso, sono totalmente coperte da privacy, così come tutti i dati personali. Ci sono diverse leggi e diversi obblighi da rispettare, quindi quei dati non ce li abbiamo, ovviamente sono a carico di ogni terapeuta che se ne occupa. Rispetto invece a quello che possiamo vedere al di là, diciamo, di quello che succede in seduta, assolutamente a partire dai feedback, nel senso che le persone, quando hanno una buona esperienza, sono contente di condividerla, e riceviamo ogni giorno praticamente storie di vite cambiate in positivo, in persone che hanno un rapporto migliore con il lavoro, persone che riescono finalmente a uscire di casa, magari che hanno usufruito proprio della terapia online per sbloccarsi da questo dramma che spesso è, no, il panico e l'ansia, e quindi sono così felici che di solito bastano anche i loro feedback, sia nel privato che naturalmente le recensioni che ce lo fanno sapere. E poi naturalmente vediamo come alla gente piaccia la piattaforma, nel senso la trova utile, continua ad utilizzarla o sceglie di utilizzarla, e questo, anche questo dato, diciamo, è evidente, ci aiuta, anche ci motiva, soprattutto perché sappiamo anche dai feedback e dal fatto che stiamo facendo un buon lavoro, sappiamo che possiamo rappresentare un cambiamento per la vita delle persone, avere un impatto. Su 60.000 senti, potresti anche pubblicare dei paper su questa roba, nel senso che inizia a diventare un caso statistico, non più aneddotico, no? Queste sono già cose che abbiamo in pentola, ad esempio già con alcune università abbiamo collaborato e abbiamo chiesto a delle università di elaborare per noi dei dati, i sondaggi che abbiamo fatto, e questo ci aiuta anche a capire come interpretare i nostri dati. Sotto questo punto di vista c'è da dire che abbiamo bisogno di tempo, in genere nella scienza serve tempo, servono dati solidi, servono anche dei metodi solidi per poter arrivare a aggiungere una conclusione, quindi in questo momento noi raccogliamo le ipotesi e capiamo innanzitutto che stiamo facendo un buon lavoro, e poi pensiamo a come poter diffondere anche, insomma, la bella notizia. Bene, dopodiché avevo abbastanza informazioni per riposarmi e fare un po' di considerazioni. Quello che ho capito è che sicuramente affidarci a uno psicologo, un terapeuta, non ci garantisce che funzionerà o che la nostra vita migliorerà, ma si tratta comunque di un professionista che ha seguito un iter ben preciso e che è vigilato da un ente che è appunto l'ordine degli psicologi, e quindi sei sicuramente più tutelato rispetto a che parlare con uno sconosciuto o confidarti con un amico. Questo perché la tecnica che utilizza uno psicologo non è semplicemente la sua opinione, magari in parte lo sarà anche, ma deve seguire principalmente quelle che sono le linee guida approvate dalla comunità scientifica. Come ha detto Marco, anche se uno psicologo non è passato in una situazione determinata specifica, comunque deve sapere come trattarla, perché comunque la comunità scientifica ha delle opinioni a riguardo, ci sono delle procedure a riguardo. Questo ovviamente in un mondo dei sogni in cui tutti quanti professionisti, psicologi, terapeuti seguono alla perfezione la deontologia e la ricerca scientifica, poi chiaramente ci saranno professionisti che non sono aggiornati, alcuni che fanno di testa loro, e come al solito abbiamo persone più brave e meno brave in tutti i contesti. Esattamente come diceva anche Luca, ci saranno persone non psicologi ma comunque molto molto bravi che possono aiutare. Quello che volevo dire è che semplicemente siamo più tutelati da un metodo rigoroso, che è il metodo scientifico, che ovviamente per le scienze sociali come la psicologia, la sociologia, l'economia non è precisissimo come per la matematica e la fisica, ma comunque è il metodo più rigoroso che abbiamo per avvicinarci alla verità. Ci si potrebbe fare un video a parte sul metodo scientifico nelle scienze sociali, la difficoltà nel condurre esperimenti senza bias, la difficoltà nel ripeterli, la percentuale di volte in cui uno studio si rivela sbagliato rispetto alle volte in cui è corretto, e sicuramente ci sono teorie che oggi sono accreditate che in futuro non lo saranno e viceversa, ma ciò non toglie che allo stato attuale sicuramente il metodo più rigoroso di trattare alcuni argomenti rimane il metodo scientifico, e quindi affidarsi a un professionista che ha fatto un certo percorso, anche se non ci dà la certezza che ci sarà utile, aumenta le possibilità che lo sarà. E per chiudere questo video, una chicca di Marcello Ascani che io penso sempre, ed è quella dell'idraulico. Se un idraulico passa tutta la vita ad aggiustare i tubi, è chiaro che quando aggiusterai i tubi di casa tua, magari sono rotti e per te è un'anomalia, per lui sarà una roba normale e saprà come aggiustarli. Secondo me uno psicologo, specialmente quello con tanta esperienza, è anche un po' questo. Al 10.000° paziente ormai avrai dei pattern che conoscerai benissimo, è quella che per me è una situazione di vita assolutamente
costante, strana, che mi fa provare cose mai provate prima, per lui sarà un pattern facilmente riconoscibile e saprà precisamente come aiutarmi. Insomma, sono sicuro che l'esperienza personale, a prescindere dagli studi e tutto il resto, sia fondamentale in questo campo. E quindi è stupido non riconoscere questa cosa a una persona che fa solamente questo nella vita. Bene, questo argomento è complicatissimo, potremmo fare appunto un episodio 2 sul metodo scientifico. Scrivetemi cosa ne pensate su quello che avete visto nei commenti e noi ci vediamo col prossimo video, col prossimo spiegone da, non so, 40 minuti su questi argomenti. Ciao!